saremo pronti a riconsegnare anche il parcheggio del Foro Boario. Siamo qui perché da oggi l'ingresso in via Mercantini di fianco al Circolo Anziani è interdetto all'ingresso sino a lunedì 10 per permetterci di ultimare quest'ultima sezione dove stiamo fresando, alle mie spalle ci sono gli operai che appunto stanno asfaltando. Dobbiamo continuare a mettere a dimora quelli che sono i nuovi punti luce, perché ricordiamo che questo parcheggio verrà attrezzato di 35 nuovi punti luce proprio per dare anche una sicurezza migliore, oltre che una bella visibilità, e oltre questo anche la vegetazione. Martedì 11 invece chiuderemo l'accesso principale, quindi quello di fianco alla farmacia, e verrà garantito invece l'accesso nelle tre vie. La via Mercantini di fianco appunto verrà riaperta, quella di fianco il Circolo Anziani, via Fabbri, via Manara e anche via Mezzolari, da dove si potrà invece accedere per poi parcheggiare all'interno di quelli che sono i posti auto ultimati e quindi garantendo una continuità nel servizio per non interdirlo completamente. Siamo vicini, ricordiamo che è un'opera strategica molto attesa dalla città, parliamo di un'opera di 800.000 euro, di cui 200.000 euro siamo riusciti ad ottenerli grazie a un bando regionale a cui abbiamo partecipato e che sicuramente porterà alla città 332 posti auto con un importante numero anche di posti per le persone con disabilità, una pista ciclabile, degli spazi attrezzati, degli spazi anche dove appunto ci sarà più ordine, miglior visibilità alla luce anche di queste nuove installazioni, un verde ben tenuto perché appunto verrà protetto anche dai cordoli di marciapiedi e sicuramente una miglior visibilità per tutti.